Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio video. Oggi parliamo di questa sconfitta, diciamo, come ho già detto, ampiamente commentato, diciamo forse la sconfitta meno indolore che poteva succedere in questo periodo, perché comunque sapevamo che questa era come se era una tappa in cui dovevamo praticamente saltare direttamente. Ha fatto quello che poteva fare Lecce, poteva fare sicuramente molto di più, poteva giocare con più intensità, con più pressing, con più grinta, però comunque per cercare di fare qualcosa in più, però comunque la partita sua l'ha giocata onestamente. Io sinceramente, come ho già detto, mi sa ieri, in certi tratti l'ho visto un po' diciamo arrendevole, ecco, secondo me. È come se un po', no, l'avversario ha visto la superiorità, perché comunque ieri era molto evidente la superiorità dell'Inter, ma non solamente a Lecce, a tutte le altre squadre della Serie A si vede che l'Inter ha quella cosa in più, e quindi se ieri si è visto tantissimo, magari questa è una questione mentale, sicuramente. Quindi ragazzi, per quanto riguarda il rigore, Marinelli ha detto, Marelli come cazzo si chiama, Igi, mi sa Marinelli o Marinelli, ha detto che comunque sul rigore, no, lui ha parlato principalmente del fallo, della prima punizione su Gonzalez, fallo di mano, che fallo di mano non c'era perché il braccio era attaccato al corpo, quindi quello là non era fallo, e poi da lì è nata il gol, perché quello è sta attaccato, un movimento naturale, Rocchi, movimento naturale del corpo, in cui naturale, nel senso ha cercato di non prendere il pallone. Invece il giocatore dell'Inter lì è andato di proposito, se voi guardate si vede che il braccio destro sta nella sua posizione naturale, invece l'altro sta abbassato e con il braccio indietro. Che cosa significa? Che comunque l'ha fatto apposta, secondo me l'ha fatto apposta, era buono, non perché sono leccese, io sono una persona obiettiva. Rocchi dice, non so se avete visto, dice che non è assolutamente rigore perché quello è un movimento naturale. Però queste regole, come ha detto il presidente, che l'ha incazzato, ha cercato di evitare, come l'altra volta, se no rischia intorno sempre con te lo cacciano, lo squalificano. Queste regole sì, sono interpretabili, non ci sono delle regole fisse, sono interpretabili a discrezione dell'albero, dello VAR o di come cazzo le decidono. Poi sempre questo l'arbitro della data di rigore, ogni volta si intervento del VAR, no, deve essere usato con parsimonia, secondo me. Perché subito al VAR l'hanno chiamato e quindi quello è andato, ha visto e ha detto non era rigore. Secondo me era rigore, netto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente Rocchi deve cercare di difendere la classe arbitrale, essendo lui il capo. Non è che può dire no, è il rigore, ha sbagliato l'arbitro. No, tocca a fare sempre la parte di cui tu già, come si dice, che tocca difendere, perché è lui capo e tocca difendere. Mica può parlare fiacco di Luigi che comanda Igio. Qualche volta ha detto qualcosa contrario all'arbitro, ma è molto raro, solitamente andò sempre a favore, a prescindere. Io, da quello che ho visto io, è così. Di qualche volta, diciamo, ha messo l'errore rapido, ma sono più le volte in cui è andato a favore che quelle è andato contro, da quello che ho visto io. Comunque, a prescindere dall'episodio, che comunque poteva cambiare partita, potevamo passare sull'1-1 all'inizio secondo tempo, perché noi comunque, come ha detto anche Inzaghi, partita difficile, ha fatto un'analisi secondo me abbastanza giusta. E i primi 20 minuti del secondo tempo lì sì, come ho già detto ieri, che se riuscivamo a trovare il gol del pareggio la partita sarebbe potuta cambiare, invece poi loro hanno raddoppiato, la partita è chiusa, lì si è giocato il match, lì poteva finire in un risultato diverso, purtroppo non è stato così, si sono inventato un gol incredibile con Arnautovic, colpo di tacco per Barella, e lì la partita è sul 2-0. Ovviamente poi gli ultimi minuti sono stati giusto così, in un fraseggio fra Deigi, una passa la palla la passo io, una palla la passa Die, poteva pure la partita finire già 15 minuti prima, non avrebbe avuto più senso. Ormai sul 2-0 un Lecce scarico mentalmente, poi espulsione di Banda ingiusta, poi allora giusta sotto certi aspetti, però la devono fare con tutti, cioè è giusta l'espulsione, ma deve essere una legge per tutti, uguale per tutti, no, è sempre interpretazione, perché ho detto già ieri, un sacco di voi di giocatori si vedono che mandano fanculo e gli arbitri, ma tanti, se voi guardate, tanti, anche in italiano, non quello gliene ha detto in inglese, anche in italiano, vabbè ovviamente in inglese capisce, ha capito che ha detto fanculo, ma tanti, allora ogni volta tu, l'arbitro deve cacciare il giocatore che lo manda fanculo, che fa col gesto così, quindi variante non gioca nessuno, quindi apposta, perché lo fanno tutti praticamente bene o male, quindi o deve essere una regola o per tutti o per nessuno, come rigore, o tutti falli di mano, cioè queste cazzo di regole così a vecchio. Hanno rotti i cugghiuni, non c'è una regola rigida, come ha detto giustamente il presidente. Fanno sempre come gli dice la capo. Ovviamente l'Inter, la Superlega, le cose, qui, Giugiauro, la grande squadra ormai, e c'è sempre questa sudditanza, anche se col VAR poco poco, è calata questa storia,
però c'è sempre la sudditanza psicologica, secondo me. Secondo me sì. Comunque, parlo delle pagelle. Ovviamente Falcone in operoso su tutti e due gol, non poteva fare nulla. Ha fatto, anzi, sette in pagella, ha fatto la partita che comunque ha salvato la goleata, specialmente nel finale, diciamo, di partita. Ha avuto diverse occasioni l'Inter, ha fatto certi miracoli incredibili. 3-4 interventi da top player, da fuori classe. Altrimenti la partita sarebbe potuta finire con un risultato più pesante, diciamo, che poi sarebbe stato ingiusto, perché comunque Lecce ormai scarico mentalmente, l'Inter continua ad attaccare e cercare di... ha fatto un piccolo sboro, ma è stato giusto di giocare, nel senso, comunque non è che uno sul 2-0 ha fatto la sua partita. È giusto che bisogna giocare anche sul 2-0, per cercare di fare 3-4, poi su cazzi tuoi se tu ti fermi, io gioco lo stesso. No, su questo ha fatto bene, è chiaro. Ma il Lecce si vedeva che ormai era... dopo Banda era finita la partita, non ce n'era più. E quindi, ragazzi, Falcone 7 in pagella. Pongracic, secondo me, ha fatto un'ottima partita. Anche lui 7 in pagella. Comunque Arnautovic non era un avversario così, o Turam quando li passavo, ha mantenuto bene la posizione. Specialmente all'inizio del secondo tempo ha anticipato un sacco di volte l'avversario. Anche Baschirotto 7 in pagella, veramente un'ottima partita. Sotto il piano difensivo, secondo me, hanno fatto una grande partita, perché i due gol sono andati, uno su una punizione esistente e l'altro su un'invenzione di Arnautovic, che lì non può fare nulla. Per il resto, comunque, secondo me ha difeso molto molto bene il Lecce. Gallo 7 e mezzo, secondo me 7, non 7, 7 e mezzo, è stato secondo me uno dei migliori in campo. La partita è incredibile, ha fatto una diagonale, ha chiuso su, se non sbaglio era su, proprio su Barella, ha fatto una diagonale incredibile, cioè non so come cazzo ha fatto, veramente ha fatto... ha giocato bene, perfetto, difficilmente ho visto che ha sbagliato. Anche qualche, comunque, c'è qualche buon cross, specialmente, vabbè, uno purtroppo all'inizio del secondo tempo doveva fare, no, se non sbaglio era primo tempo, quello che ha tirato una bomba, sì, era sul finale del primo tempo, lì poteva darla un po', diciamo, la palla con parsimonia, invece ha tirato una bomba, che poi Strevezza ha tirato altro, ma lì stava proprio fatto per tuo col portiere. Però comunque ha fatto un'ottima partita. Centrocampo, Gonzales, l'ammonizione un po', secondo me, è ingiusta, perché non era giusta, ha un po', diciamo, è condizionato la partita. Poi la punizione, che poi è nato il gol dell'Inter, non c'era, quindi è inutile colpevolizzarlo. Ha fatto una grande partita, secondo me, a centrocampo comunque si è sentito, ha mantenuto bene la posizione, si vede che comunque è quello che secondo me c'ha più qualità a centrocampo, cioè qualità e quantità, box to box. E 6 e mezzo in pagella. Udenno mi è piaciuto, non ha giocato male, secondo me, anche lui 6 e mezzo in pagella, nonostante abbiamo perso il 2-0, secondo me comunque hanno fatto la loro partita. Anche Udena ha giocato bene, per quanto mi riguarda. Poteva fare meglio in certe situazioni, un po' troppo lento col pallone, è un po' troppo lento nel girarsi tante volte, però comunque ha fatto anche lui un'onesta partita. Ramadani 6 in pagella, ha alternato cose e Chelsea, qualche puttanata l'ha combinata, ultimamente sta facendo le puttanate, però secondo me è un passo in avanti rispetto alle altre partite, no, lascia stare il gol. Come livello di prestazione, secondo me qualcosina in più l'ha fatta. Fatemi sapere cosa ne pensate comunque dei giocatori che dico, se siete d'accordo o meno. Io sono, come si dice, cerco di essere non di parte, giusto, quello che vedo dico. In attacco Strevezza 6 in pagella, anche lui comunque ha alternato fasi buone e fasi non buone, si intestadisce molto con il cazzo di dribbling che a volte riesce a volte no, ha fatto comunque secondo me anche la sua onesta partita. Per quanto riguarda Piccoli, sinceramente non mi è piaciuto, 5 e mezzo, e secondo me è l'unico insufficiente. Ma meno De Capo, ogni volta lo anticipava, è vero che c'è Acerbi e Bastoni che sono tuati 7000 metri, però non l'ho visto come, e anche lui l'ho visto un po' spaesato lì in mezzo, che stava molto da solo, perché comunque Lecce, anche perché Lecce pensava ovviamente più a difendersi che a attaccare, quindi diciamo è stato anche un compito difficile da parte di Piccoli lì da solo, cercare di fare qualcosa, che non ci è riuscito, poteva fare di più, qualche punizione, qualcosa, puttanata ha fatto, ma secondo me nel Piccoli visto le ultime partite poteva fare qualcosa in più. Banda 6 e mezzo in pagella, lui comunque salta l'uomo, praticamente ha saltato più di qualche volta Darmiano, che non è un avversario tanto comodo, ma è un avversario molto scomodo. Ha fatto, è l'unico, diciamo, che ha creato pericoli in attacco. Prevalentemente da lui partono le azioni. Strevezza poco o nulla, non è lo Strevezza dell'anno scorso. Anche il tiro che ha fatto è uscito fuori da lì. Strevezza, non sbaglio, nel secondo tempo inizio era, poteva fare molto meglio, invece ha tirato così a capocchia. E invece Banda è l'unico che crea, salta, diciamo, crea
vantaggio in attacco, crea spazi, salta l'uomo, è quello, diciamo, è l'uomo del momento, però purtroppo, come ho già detto ieri, lo perderemo per tantissimo tempo, perché domenica, secondo me, gli daranno due giornate. Salterà Bergamo e in casa con il Cagliari e poi se ne andrà lì. Non so se ci sarà un'altra partita prima, sei, non lo so, dopo il Cagliari se giocherà o meno, questo non lo so, o se partirà direttamente, secondo me sì. Quindi ragazzi, ormai banda, purtroppo sarà una pedina importante che ci mancherà. Secondo me li giocherà Sansone. Che cazzo devo giocare io? Quindi Sansone e Strefezza giocheranno. Alquist non lo so se riuscirà a recuperare, speriamo di sì, ma sicuramente non sarà in forma. Purtroppo ci mancherà un giocatore importante, anche se può giocare anche Oden, eh? Nel secondo tempo infatti è entrato Rafià, che comunque è entrato bene, 7 in pagella, cioè lui ha cercato di fare qualcosina, 7 diciamo anche per la fiducia, e è entrato molto bene. Venuti ovviamente senza voto, e poi è entrato anche Blen, anche lui comunque ormai la partita era finita, non c'era più quasi nulla che dire. Kristovic anche lui è entrato senza voto, secondo me anche lui è entrato diciamo quando ormai pure la partita era tramontata, e sì, ha cercato, si è mosso, no? Ha cercato di fare qualcosa, ma niente che. Vabbè, D'Aversa, io dico D'Aversa, però in realtà è lui secondo allenatore. Non lo so, voto 6 sufficiente, perché hanno giocato con da sufficiente, non hanno fatto quel qualcosa in più. L'approccio è stato giusto, poi dopo sull'1-0 un po' si sono persi, secondo tempo è partito molto bene, sul 2-0 si sono persi di nuovo. Proprio nel secondo tempo, proprio nel momento migliore del Lecce, potevano offendere di più e cercare proprio di, con l'intensità che hanno messo. Hanno fatto 10 minuti di primo tempo con intensità e 10 minuti e quarto d'ora, manco 20 minuti circa, come ha detto Inzaghi, nel secondo tempo, così con quell'intensità. Se giochi con quell'intensità, quanto più giochi con quell'intensità, più possibilità di fare risultato. Se non giochi così, con quella grinta, con l'intensità, con quella cattiveria agonistica, non c'è partita. Quindi, per cercare di fare risultato, ieri avrebbero dovuto fare molto di più di quello che hanno fatto. Hanno giocato forse 30 minuti, 25. Dici, vabbè, non posso giocare tutta la partita così. E allora non puoi, non devi pure discutere del risultato. Quindi, ragazzi, sempre solo forza Lecce. Bari, vaffanculo, andiamo avanti lo stesso. Domani vi darò gli auguri di Natale, non oggi, ve li darò domani. Vi farò un video apposito. Ciao ragazzi!